trovate su Arcaica. Più o meno si può dire, dice lui. Allora, come dice appunto Werner Kraus, sulla specie di Monte Carlo, i bambini fanno il seguente gioco, no? Disegnano per terra un quadrato e poi per il quadrato un cerchio. Poi si mettono a una certa distanza e tirano le sassi a caso dentro questo oggetto qua, ma quindi si stanno a cascare in posizioni casuali all'interno. Qualcuno andrà fuori, ma qui fuori non mi interessa, mi interessa solo che cascano dentro il quadrato. Alcuni di questi cascheranno dentro il cerchio. Allora, questo qui è un metodo per calcolare il greco. L'idea è chiaramente se lato del quadrato lo chiamo A e il raggio del cerchio lo chiamo R, l'area del quadrato lo chiamo Q. Sarà uguale alla quadro. L'area del cerchio che abbiamo la C sarà più greco R quadro. Allora, se i sassi sono tirati in maniera casuale, no? La distribuzione di probabilità dei sassi è piatta, diciamo che P è uguale a una costante, no, qui diciamo x, y, è una costante se x, y appartiene al quadrato, 0, altrimenti, se che non considero che gli vanno a cascare fuori. E quindi la Q sarà proporzionale a nq, il numero sassi interni al quadrato, e C sarà uguale a NC, numero sassi interni al cerchio. E quindi da questi due abbiamo che C su Q sarà uguale a Y R quadro su A quadro, e quindi Y sarà uguale a C quadro rapprossimato da NC diviso NQ A quadro.
una serie di però così facendo io ti
qui a priori abbiamo avuto 0, qua fino a che non mi nasce qui dentro, deve essere 0. No? Qui andiamo approssimando a un ottavo, a priori dico 1, e quindi fino a che non vedo queste aree qui, non ho nessuna informazione. Quindi fa vedere che è legato a questa varianza. Quindi, perché la possa assumere veramente informazioni, possa mettere questi tipi di cifre in base 2, bisogna che P sia intorno a 0,5. Quindi la configurazione in cui il dove, se possibile,
raggiungere tutti i passi e che mi dia una distribuzione di probabilità asintotica conosciuta. Perché altrimenti non faccio il risultato. No, a questo punto se io conosco la distribuzione di probabilità, diciamo P di R. Un dominio di Lemberg e il mio sistema S, allora chiaramente la probabilità deve essere normalizzata, quindi P di R sarà uguale alla probabilità non normalizzata, sarà uguale a P non normalizzata di R diviso l'integrale. Periodiche funziona sicuramente perché
le cose di cui sono finito, io non sono parlato, se ci ho guardato va bene, ma se ce l'ho, che so, un ovale. Poi, niente. Quindi questo qui non è, non ce n'è niente da abbastanza. Allora, non è facile, quindi facciamo un problema aggiuntivo. Quindi così, se volete, si chiamano in un'altra maniera, si chiamano
C, questa qui è la probabilità di essere, di stare in C, anzi, la potrei cambiare un po' tutto, eh. Questa la voglio mettere qui perché esattamente la probabilità se non l'ho già cercata. Allora questo qui non è più, chiamiamole T come probabilità di transizione, potrei chiamarle anche M come il Markov, eh. Ah, okay. Questa qui è la probabilità di essere trovati in C, ecco, già c'è il caso, cioè vorrei spiegare. Allora, io so che la probabilità di stare in C è per esempio uguale alla somma delle probabilità di andare qui meno quella di uscire. Però posso anche dire che la probabilità di C è la probabilità di stare, di essere in N, dato che sono in C. Questo qui, se volete, è la probabilità che va da C, il flusso di probabilità che va da C a N, cioè anche in qualche maniera, insomma, è il numero di volte che io da C andrò verso N, statisticamente, no? Diviso il numero di volte totale. Allora, se voglio che questo processo sia stazionario, una maniera comoda è quello che si chiama il bilancio dettagliato. Bilancio dettagliato. Forse l'abbiamo già detto, no? Il bilancio dettagliato un'altra volta. Cioè, allora, perché sia stazionario non ci devono essere flussi globali. Cioè, accumuli globali di probabilità, perché se no, se ti vedo da una parte, io posso, quindi, non avere il flusso totale, posso fare in varie maniere, vedendo, potrei tirare sempre verso est tra una condizione periodica a bordo. Questo sarebbe una maniera per avere un flusso globale, no? Un flusso, una distribuzione stazionaria, si parla, una distribuzione stazionaria. Però non è quello che sto cercando. Una cosa che mi garantisce il bilancio globale del flusso di probabilità in maniera dettagliata, cioè a coppie di elementi, e di dire, beh, tanti sassi vanno da C verso N, quanti ne vanno da N verso C? Non in mente. Questi sono quelli che vanno da C verso N, quindi sarà uguale a P di N per T, scusate, sarà un T, per T di N dato C. E questo è la cosa, la condizione più semplice, anche se non è l'unica, da imporre per essere sicuri che la distribuzione è stazionaria. Cioè, è sufficiente? È sufficiente, non è necessario, perché potrei trovare forme di bilancio più sofisticate.
Chiaramente mi aspetto che anche questa qui e questa qui sia qui. Quindi anche chi n doppio v dato n uguale a p di n dato n saranno uguale a p. No, perché globalmente fino a che p dato qua non deve essere quello che succede vicino alle proprietà di invarianza traslazionale. Ma però questa qui fuori deve essere 0. Quale, scusi? Quella che va fuori. Certo. No, perché non c'è un posto da andare in questo gioco. No? E quindi t di n dato n sarà 1 meno 3. Mentre in una zona qualsiasi ci arriva attraversando tante
in tante maniere la frontiera. Ah, quindi, un pezzo il fatto di stare più fede, più di essere difficile arrivarci, il fatto che poi quando ci sono arrivati è stato più lungo fede, quindi in maniera che la distribuzione sia quella che altra, perché è quella che stavo cercando. Qualche cosa diviso il numero totale
conosciuti che stanno in una certa zona rispetto alla somma degli eventi totali. E per avere la massima accumulo, diciamo, di bit in questo dato qui, bisogna che questo sia intorno al 50%. Quindi vale la pena di monitorare quello che si chiama il tasso di accettazione, il tasso di accumulo di dati. Accettazione delle mosse o di accumulo dei dati. Allora, a questo punto, fuori delle cose che avevo detto, possiamo porci un problema un po' più tosto, che è quello di utilizzare questo metodo per calcolarsi delle medie di oggetti dato una certa distribuzione della probabilità qualsiasi. In particolare, storicamente ci interessavano i problemi di meccanica statistica, quindi quelli in cui la distribuzione della probabilità è data la distribuzione della probabilità di equilibrio. Però questo si può applicare a qualsiasi distribuzione della probabilità. No? Quindi il problema è il seguente: io devo calcolare integrali del tipo, imparare meglio di qualche cosa, in di x1 di xn di a che è funzione di x1 di xn per una certa distribuzione di probabilità di x1 di xn. Questo è un tipico problema di meccanica statistica e praticamente tutta la scienza per fare oggetti medi di questo genere in finanza e in biologia. Allora, chiaramente questo oggetto qua ha un senso quando n il numero di variabili è grande. N grande, quindi non nel caso del volto su due variabili, ma quando n, per meccanica statistica, è ordine 10 alla 23, diciamo che con un computer si può arrivare a avere n ordine 1 milione, 10 milioni. E l'altra cosa è che tipicamente il dominio su cui si vuole fare questa integrale, per esempio, va dall'infinito a quel dominio. Caso a caso, dove il meccanismo di rischio è quello che so, un gas, no? La X magari sta confinata in un certo volume, ma la quantità di moto va da all'infinito a rigore, no? Poi chiaramente c'è una distribuzione di probabilità che tipicamente non viene concentrata in una zona, no? Però la distribuzione di probabilità c'è dentro, anche va a zero, cioè se vuole rigore, no? Magari qui c'è una gaussiana, quindi dice più o meno la maggior parte sta qui, ma con la tronco. Quindi il problema è che le classiche sistemi per fare gli integrali, cioè quello di dividere in ogni variabile un certo numero di oggettivi, cioè fare il problema, prima di tutto che non so come fare gli oggettivi, cioè ce ne voglio andare, anche perché sono tante variabili. L'altro grosso problema è che se anche divido il dominio in pezzettini e comincio a sommare su questi pezzettini, se io non ho delle informazioni molto dettagliate su come è fatta la P e come è fatta la A, rischio di passare tutto il tempo di calcolo a sommare cose che mi danno un contenuto zero, no? Perché magari la distribuzione di probabilità si concentra a certi punti, no? La A magari è la P, la A magari è invece fatta così, no? Per cui
tantissimi pezzi su cui non ho nessuna tempo complicato per costruire. La probabilità di stare con intorno di x, no, un punto.
bin è data da una proprietà che insiste in questo, cioè quante volte insiste in questo bin diviso il numero di passi totale. No? È solo al limite quando questo bin diventa piccolo che mi definisco la distribuzione di proprietà. Quindi questo è l'istogramma e questa è la distribuzione di proprietà. Che questa distribuzione diciamo che cercate. È quella voluta. Se è così, allora parlando, diciamo, rimpiazzo il quello integrale stocastico con una media temporale sul processo. Perché essenzialmente qual è? Com'è che faccio a generarmi
tipicamente il computer mi genera dei numeri distribuiti uniformemente da 0 e 1, no? Quindi io ho i numeri y di t, tali che p di y è uguale a 1 se y sarà da 0. Quella brutta, l'esecuzione asintotica brutta, no? Quindi
P è la distribuzione asintotica. Quindi questa bilancia terra mi dice che T di Y dato Y diviso T di X dato Y è uguale a T di Y diviso T di X. Expert di meno alfa x,
questo qui vale, no? Per x uguale a 0 vale 2. Per x uguale ad alfa, a 1 su alfa, scusami, questo qui vale 1 su e, che è un terzo. Quindi alfa è legato alla lunghezza classica di utilizzamento, no? Però poi lo fai aggiustare, non so, essenzialmente è quello, no? Per cui in questo caso qui 1 su beta, no? È essenzialmente l'altezza in energia per cui la probabilità fa 5/10, lo dopo aggiungere. Qui è grande e poi decade esponenzialmente. No? Quindi, ora, io ho fatto così, ma chiaramente questa energia, cioè può essere una meno infinita di un infinito, insomma, non ha. La gran parte delle configurazioni sono configurazioni ad alta energia che hanno probabilità nulla di essere viste. Quindi saltare a caso vuol dire provare a saltare in un punto dove c'è energia alta, questa probabilità qui diventa zero, no? Perché se non meno, su queste grandi 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 si arriva a zero e quindi non faccio mai questa mossa. Non faccio altro che tirare fuori un mercato, calcolare una quantità di energia a più punti e dopo un po' buttare via la faccenda e lasciare la scadenza assoluta. E quindi non mi va mai avanti, no? Il mio algoritmo mi dà sempre 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ma non accumulo nessun decimale. D'accordo? Quindi
vista esponenziale, il bin sono esponenzialmente qui. Allora cosa succede? Se io comincio a sommare prova piccola, piano piano vado a finire in un posto dove, no? Tutti gli incrementi sono minori di questo qui. E quindi se li spiego. Non somma più. Una variabile g di qualche cosa. Posso anche
si abbassa, lo accetto sempre. Altrimenti, calcolo questo, anche qui, e lo accetto con probabilità P.
È così. Bisogna che si sentisse che era una bella di Y. Allora, vado a cominciare. Questo qui. No, non funziona. Così non funziona anche questo. Questo funziona anche più famoso, metropolis, conosciuto, ma diciamo, poi ci sono le